un giorno. Gesù, chi era costui? Abbiamo visto che la Pontificia Commissione Biblica ci invita a dare una risposta a questa domanda seguendo i Vangeli e andando nei Vangeli a capire in che modo Gesù si presentò secondo quella che era la sua personalità legata alla coscienza di sé che lui aveva e in che modo fu compreso da quelli che lo ascoltavano. E allora vediamo proprio quest'ultimo aspetto, in che modo fu compreso da quelli che lo ascoltavano. Che cosa si aspettavano gli altri vedendolo, incontrandolo, sentendolo predicare? Per la verità possiamo andare ancora più indietro, fin dal momento in cui Gesù nacque. Vediamo che cosa ci racconta in proposito l'Evangelista Matteo. Andiamo a leggere dall'inizio del capitolo 2 di Matteo un brano molto famoso. Si tratta del momento in cui Erode seppe che dall'Oriente erano arrivati alcuni maghi, i magi come li chiamiamo noi, cioè degli esperti che erano capaci di leggere il significato delle stelle e di trarne una serie di conclusioni. Gesù era nato a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Ed ecco, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Ecco, Erode sovrano della Giudea per volontà dei Romani che lo avevano posto su quel trono come loro vassallo, Erode che non era un ebreo ma era di una popolazione limitrofa, Erode sente traballare il suo trono ascoltando le domande con cui i magi cercavano di informarsi sul luogo dove avrebbero trovato questo personaggio che attendevano. Ecco allora che Erode convoca gli scribi e i rappresentanti dei sacerdoti, cioè i maggiori esperti di Sacra Scrittura. Però, notiamo, a loro Erode non pone la stessa domanda che stavano ponendo i magi. I magi chiedevano: «Dov'è che è nato il re dei Giudei?» Invece Erode si informa dagli esperti di Sacra Scrittura su dove dovesse nascere il Christos, il Cristo. Perché questa differenza? E che cosa significa Christos? Christos è una parola che arriva dall'Antico Testamento. E nell'Antico Testamento compare una quarantina di volte in 38 versetti diversi, sempre e soltanto per tradurre una parola ebraica, una parola della Bibbia ebraica, la parola Mashiach, che ai tempi di Gesù aveva cambiato leggermente pronuncia nell'aramaico, Mashiach. Questa parola, che appunto viene tradotto con il greco Christos, ha un significato preciso. Significa unto, unto di quella unzione, di quel gesto di unzione, con cui Dio chiedeva che venissero consacrati i re di Israele soprattutto. Infatti, delle 40 circa ricorrenze di Mashiach e Christos nell'Antico Testamento, ben 30 si riferiscono a re.
soprattutto a Salomone e a Davide, ma anche per una volta, come leggiamo nel libro del profeta Isaia, al re persiano Ciro, addirittura un re straniero. Un re straniero che però si distingueva per una missione particolare che Dio gli aveva attribuito. Era il re persiano che consentì al popolo di Israele di tornare dall'esilio a Babilonia. Ecco dunque che Mashiach Christos è una parola che significa unto, come un re, e quindi si equivale la domanda di Erode a quella dei magi. Cercano entrambi il re, il Christos, una cosa che Erode non poteva certo accettare, vedeva traballare il suo trono. Ma vediamo anche un'altra diversa aspettativa. Facciamo un salto di 30 anni e andiamo a vedere come altri personaggi si rapportano con Gesù così a prima vista quando lo incontrano. Leggiamo qualcosa dal Vangelo di Giovanni. Nel primo capitolo di quel Vangelo, l'Evangelista ci racconta di alcuni giovanotti che avevano seguito, carichi di speranza, la predicazione di Giovanni, colui che immergeva nelle acque del Giordano le persone, invitandole ad un cambiamento nel modo di vivere la loro fede. Questi giovanotti, seguendo le indicazioni del loro maestro, incontrano Gesù, Gesù che non avevano mai sentito parlare. Però come lo vedono? E seguendo le parole del loro maestro Giovanni, intuiscono in qualche modo che si tratta di un personaggio particolare. Che cosa succede? Uno di questi giovanotti era Andrea, il fratello di Simon Pietro. Ed ecco dunque che Andrea incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa Cristo. Poco dopo, un compaesano di Andrea e di Pietro, Filippo, fa lo stesso incontro e subito va a cercare un amico. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Sia Andrea parlando con Pietro che Filippo parlando con Natanaele iniziano dicendo: «Abbiamo trovato». Quindi cercavano qualcuno, attendevano qualcuno. Chi hanno trovato? Hanno trovato Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Che cosa hanno visto in lui? Hanno visto la stessa cosa. Quindi l'espressione di Andrea rivolta a Simone e l'espressione di Filippo rivolta a Natanaele sono due frasi equivalenti. Che cosa dice Filippo a Natanaele? «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti». Anche questi giovanotti erano cresciuti alla scuola della sinagoga e di Bibbia se ne intendevano. E allora, che cosa avevano trovato? Che cosa avevano scritto Mosè nella legge e i profeti? A che cosa si riferiva Filippo con queste espressioni? Filippo con queste espressioni si riferiva innanzitutto a una profezia contenuta nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7. I profeti, secondo la Bibbia ebraica, sono anche quelli che noi chiamiamo i libri storici. Ed ecco che nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7, Davide aveva deciso di costruire un grande tempio per il Signore, ma Dio era di opinione diversa e manda da lui il profeta Natan per dirgli: «Non sarai tu a costruirmi il tempio, sarà tuo figlio Salomone». Ma non è solo questa la profezia che Natan porta a Davide. Natan dice ancora, per incarico di Dio,
che il casato di Davide, il suo regno, il suo trono saranno resi stabili e saldi per sempre. Quindi Dio promette a Davide che i suoi discendenti continueranno questo regno e lo porteranno avanti per sempre. Era andata diversamente, ma non nella speranza di giovanotti come Filippo. Ma ancora, abbiamo trovato colui del quale ha scritto Mosè nella legge e i profeti. Mosè nella legge dove? Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 18, è contenuta un'altra profezia. Dio assicura a Mosè che nascerà un altro profeta pari a te, dice Dio a Mosè, e lo incarica di riferire al popolo questa profezia. Nascerà un profeta grande come Mosè e quindi capace, come Mosè, di guidare il popolo, di esserne guida spirituale e morale, ma anche guida capace di liberare il popolo da una schiavitù come quella dell'Egitto. Ma ci sono anche altre profezie, come quella, per esempio, di Michea al capitolo 5, all'inizio del capitolo 5 del suo libro, la profezia su Betlemme. Tu, Betlemme, di Giuda, non sei la più piccola delle città di Giuda, perché da te nascerà un dominatore di Israele. Ecco dunque che Filippo dice a Natanaele di aver incontrato una persona, di aver visto in lui, pur non avendolo mai sentito parlare, di aver visto in lui non quello che succederà nella storia di Gesù, no, di aver visto in lui quello che Filippo stesso attendeva, conscio di quelle profezie in cui aveva sempre creduto, in cui era maturato. Andrea dice la stessa cosa a Pietro, in una forma più sintetica. Abbiamo trovato il Messias, una parola greca, che nella Bibbia greca, Antico Testamento e Nuovo Testamento, compare due volte soltanto, non di più. Due volte qui, al versetto 41 e 42 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, e poi ancora nello stesso Vangelo, al capitolo 4, versetto 25. Abbiamo trovato l'unto, il Christos. Quindi il discendente di Davide, l'unto come venivano unti i re di Israele, soprattutto Davide e Salomone. Questa dunque era l'attesa, l'attesa di coloro che trovavano Gesù, che lo incontravano. L'attesa che era stata tale fin dall'inizio. Matteo, per esempio, aveva iniziato il suo Vangelo al primo versetto dicendo proprio che presentava l'inizio della storia di Gesù, figlio di Davide, cioè discendente del grande re. Ecco dunque che Gesù si trova di fronte a questa aspettativa, a queste aspettative. Un profeta potente, capace come Mosè di liberare il popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Un re, il discendente del grande re Davide, che aveva saputo sviluppare enormemente il regno di Israele e dargli un grande fasto. Ecco dunque che queste erano le attese, qualcuno che avrebbe in un modo, in senso etico, morale, spirituale, o in senso più strettamente diremmo noi politico, liberato il popolo dalla situazione in cui si trovava in quel momento, la situazione di subordinazione rispetto ai romani. Come reagisce Gesù di fronte a queste attese? Come reagisce Gesù di fronte a questi giovanotti che lo aspettano con tutta questa convinzione? Qual è la sua reazione? E come si presenterà lui di fronte a queste aspettative? Lo vedremo nei nostri prossimi appuntamenti. Arrivederci.